L'avervi chiesto di costituire una zona di economia speciale, quindi una zona franca, non è uno sfizio, ma significa dare la possibilità a chi ricostruirà di sapere che c'è anche una possibilità di fare attività e quindi di creare economia, altrimenti che si ricostruiscono a fare le case se poi non c'è nessuno dentro che potrà abitarci perché non c'è un'economia che sostiene chi deve vivere dentro. Senatore, c'è amarezza, concluda, Presidente. Per favore. C'è l'amarezza nel non avere visto considerato tutto ciò con un atteggiamento che credo abbia fatto leva un po' su questo ricatto morale. Non potete fare opposizione, non potete insistere troppo sugli emendamenti perché non potete dir di no a un decreto che riguarda il terremoto. Noi, Presidente, valuteremo bene quello che il Governo farà. Ci sono ordini del giorno sui quali... Guardi, Sottosegretario, glielo dico qua adesso. Vale per lei come per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Chiudo, Presidente. Concludo davvero, senatore. Concludo. Avete chiesto di trasformare gli emendamenti in ordini del giorno e di ridurre gli ordini del giorno in raccomandazioni. Siate seri. Che quelli non siano impegni presi a vuoto, perché quanto è vero Dio vi vengo a cercare uno per uno.